Buongiorno e benvenuti al Biotech Camp On Air, versione STEM in the City 2020. Sono Maria Cristina Ceresa e sono una giornalista, direttore responsabile di Green Planner. Ci occupiamo di sostenibilità a tutto tondo e le biotecnologie sono una parte fondamentale di quella che noi chiamiamo cultura della sostenibilità. Da tempo organizziamo proprio per questo degli incontri con gli studenti per spiegare le biotecnologie e quali potrebbero essere gli sviluppi lavorativi proprio per gli studenti di oggi. I biotech camp sono organizzati generalmente nell'arco di 2 giornate. Abbiamo deciso però di partecipare a STEM in the City versione digitale con una formula accattivante e sempre comunque con la partecipazione e i patrocini di interessanti realtà nel mondo della ricerca e dell'università, e accanto abbiamo con noi i responsabili di ANBI, Associazione Nazionale Biotechnologi Italiani. Perché dovrei prendere in considerazione le biotecnologie, vi potreste chiedere, come percorso di studio? Beh, perché ritengo che basta guardarsi in giro proprio in questo momento e capire che saranno le biotecnologie a tirarci fuori da questa situazione di emergenza sanitaria. Tamponi, vaccini, test e analisi vengono tutti fatti nei laboratori di biotecnologia, così come sono le biotecnologie il vero motore di quella che noi chiamiamo economia circolare, ovvero di quell'economia, di quelle industrie che non andranno più a sfruttare la nostra madre terra, ma utilizzeranno gli scarti per dare nuova vita a nuove materie. Ecco, nel primo caso, nel caso delle biotecnologie legate alla salute dell'uomo o anche quelle dette sanitarie, nel secondo caso si parla di biotecnologie ambientali, che comunque hanno a che fare con la salute dell'ambiente e quindi dell'uomo. Ora, se poi ci guardiamo intorno ancora di più, vediamo che le biotecnologie sono anche in tutto quello che utilizziamo, nei rossetti, ad esempio, oppure nel cibo. Lo vedremo e ne parleremo anche con i nostri relatori. I ragazzi che partecipano al Biotech Camp nella versione integrale di solito terminano anche con un context, lavorano in gruppo, creano. E queste sono caratteristiche proprie di quelle che secondo noi devono essere le linee guida di chi va a studiare le biotecnologie. Non lo immaginiamo solo noi, ce lo dicono anche gli esperti, ce lo dicono anche gli addetti ai lavori. Così come gli addetti ai lavori ci dicono che c'è grande fermento anche nel mercato del lavoro. Rita Fucci, che è coordinatrice tecnico-scientifica presso Asso Biotech, più volte ha dimostrato con dati alla mano che è un settore di crescita, è un settore dove ci sono molti investimenti e anche in Italia c'è la possibilità di avere un futuro molto roseo. Cosa dire in più per quelli che vogliono affacciarsi e capire se il mondo delle biotecnologie può essere quello che a loro interessa? Beh, innanzitutto diciamo che bisogna per lo più seguire un corso di laurea. E oggi con i nostri relatori vedremo come scegliere un corso di laurea. Poi magari c'è anche la possibilità di immaginare che il proprio futuro sarà quello nel creare una start-up, perché le idee che si sviluppano in laboratorio potrebbero diventare proprio dei prodotti nuovi, innovativi, che vanno anche, e vedremo con un relatore come, vanno anche protetti. Quindi il mondo delle biotecnologie è legato soltanto, non soltanto a una figura da laboratorio, di camice bianco che va a lavorare con le pipette, no, può essere anche allargato a una serie di lavori legati alla comunicazione, al marketing, allo sviluppo proprio di un prodotto che poi diventa industriale. I biotech camp che abbiamo organizzato finora hanno trovato delle location molto interessanti, tipo Mind, Milano Innovation District, che sta alle porte di Milano, in quello che era l'ex Area Expo, dove
ci immaginiamo che fra poco nasca la cittadella delle tecnologie. Oppure, in un altro momento, l'abbiamo organizzato in base a Cariplo Factory qui a Milano. Seguiranno a breve i calendari dei prossimi incontri. Bene, ora mi taccio e darò la parola ai relatori che tanto vi ho già chiamato. Saranno con noi Maurizio Bettiga, Isabella Pisano, Nicoletta Ravasio, Lorenzo Querin, Valeria Matelli e Loris Savino. Ci tengo in particolare a sottolineare l'esperienza di Loris, che è uno studente al terzo anno di biotecnologia all'Università Aldo Moro di Bari, sta quindi ancora studiando, e la cosa particolare è che non ha fatto degli studi scientifici prima, ma ha fatto un percorso di studi classici, ha studiato al classico. Quindi, ragazzi, è vero che chi è interessato alle biotecnologie deve comunque essere attratto e adesso alle tematiche scientifiche. Studiare biotecnologie vuol dire avere a che fare con tanto con matematica, con fisica, con chimica, però non è detto che tutto questo non possa nascere anche negli ultimi anni della vostra carriera liceale. Bene, a presto quindi, seguiteci e poi fateci sapere le vostre idee e i vostri feedback rispetto alle biotecnologie. Grazie.